Ciao, sono William Bisacchi di blog bisacchi.it e oggi ti parlerò del PVC e voglio rispondere alla domanda se il PVC è ecosostenibile oppure no. Partiamo da un presupposto. Per essere sostenibile, un materiale si deve poter utilizzare per tutto l'arco della sua vita e riutilizzare per sempre. Esempio, uno dei materiali più sostenibile che c'è è il legno. Perché? Perché il legno ha la sua vita, ha un inizio e un utilizzo e una fine che è la sua morte, è biodegradabile. E se sono stato bravo all'inizio, quando ho preso il legno per costruire il manufatto, in questo caso le finestre, ho piantato degli altri alberi, sarà un ciclo virtuoso che continua per sempre. Appunto la sostenibilità. Nel PVC questo qui è limitato da un paio di fattori. Il primo fattore è la riciclabilità del materiale, che è un po' più difficile rispetto ad altri. È più difficile perché? Perché ha un costo più elevato. Praticamente si rischia che questo costo sia più elevato di produrre il PVC nuovo da zero, perché la materia prima da zero ha già un costo molto basso e quindi riciclarlo non è così conveniente. E il secondo svantaggio è che il PVC che si ottiene riciclando quello originale si ottiene un PVC di fascia B, diciamo un PVC inferiore. Infatti, se andiamo a vedere nel mondo delle finestre, dove i produttori di PVC sono obbligati, tra l'altro, a usare materiale riciclato, chi il 20, chi il 30%, a seconda del paese europeo dove si produce il PVC, vanno a mettere questo materiale all'interno dove ci sono delle parti non in vista e si riconosce perché ha un colore più scuro. Quindi non puoi rifondere se questa finestra per sempre. Arrivi un momento che a forza di ottenere un prodotto di fascia più bassa non potrai più farci delle finestre. Magari ci fai altro, per carità, ci potresti fare, che ne so, gli igloo, quelli che vengono messi sotto i Vespai, ci potresti fare gli scarichi, quelli che vengono fatti appunto per fare gli scarichi nei pavimenti, però non è ecosostenibile per sempre. In più c'è il problema della materia prima che si usa per farlo, che è il petrolio, che se ne dica, il petrolio avrà una durata limitata, che sia 10 anni, che sia 100 anni o che sia 200 anni, è limitata. Quindi è meglio utilizzarlo per scopi più sostenibili. Anche per oggi abbiamo finito. Ciao e al prossimo video.